amici di Trading Floor, siamo giunti all'ultima seduta che conclude questa settimana tormentata e lo abbiamo visto anche ieri con la chiusura di Wall Street che continua a generare segnali di incertezza ed è proprio sull'S&P 500 che ci concentreremo con l'analisi tecnica odierna per poi passare ad un titolo bancario di Piazza Affari che ha diffuso i conti trimestrali del 2017 questa mattina. Parliamo di Mediobanca. Partiamo come di consueto con l'indice FTSE MIB. È una fase contrastata per il mercato italiano con l'indice invischiato all'interno del trading range fra i supporti statici a 22.000 e le resistenze a 22.890 punti, con volumi elevati che sono tornati in particolar modo nelle ultime tre sedute al di sopra della media di periodo. Un'inversione ribassista di tendenza si avrebbe però solo con un breakout e un close almeno weekly sotto i 22.000 punti, in quanto verrebbe rotto, oltre al supporto psicologico ora citato, anche la media mobile a 200 periodi che ha sostenuto l'indice nel corso delle sedute del 2 gennaio e dello scorso 6 febbraio. L'ostacolo a rialzo invece da superare per una ripresa del trend rialzista in via stabile è posizionato a 23.127 punti, qui nel grafico con la linea statica disegnata in nero. Scopri il certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Passiamo a Wall Street con l'S&P 500 che ieri ha registrato un brutto segnale tecnico con un close avvenuto al di sotto della trend line di medio periodo tracciata con i minimi del novembre e l'agosto del 2017. Il prossimo supporto a controllo della fase attuale è stimabile qui in area 2500 punti con poco sopra transitante la media mobile a 200 periodi. Sotto questo livello l'umore sarebbe negativo a Wall Street e segnaliamo come possibile approdo per una correzione più profonda quota 2400 qui nel grafico disegnata in rosso. Un eventuale rimbalzo favorirebbe invece una fase di assestamento fra i 2657 e 2670 punti. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Mediobanca è un titolo che mantiene un'impostazione grafica positiva, benché il titolo sia incapace di superare le resistenze grafiche collocate a 10 euro, ma forte del supporto statico offerto da quota 9,30 e da quello dinamico, doppio dinamico, offerto dalla media mobile a 200 periodi e dalla trend line di medio periodo, descritta unendo i minimi di febbraio e settembre del 2017. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.